Umberto Di Petta, il grande barbiere. Anche se Fernando, buona giornata, dimmi. Maestro mio, io sono venuto a trovarti perché tu oggi devi mostrarmi, parlo in italiano, un cimello. Devo dirti che io sono anche molto emozionato, perché tu sai che io ero un chitarrista, no? Sì. In gioventù. Adesso Mastro Vito, io ho insistito, e Mastro Vito ci mostrerà niente poco di meno che la prima chitarra elettrica sansalvese. Maestro mio, procedi, intanto parliamo. Con la cassa in madreperla. Adesso la vedremo, perché tu la, sì, l'hai conservata per quanti anni? Avevo 20 anni, quando 76, primavera, 56 anni. 56 anni fa, quindi... Nel 1965. 64-65, io la facevo addirittura anche un po' prima. Un po' prima. Comunque, ho delle foto, può darsi che nelle foto ci sta scritto dietro. Sì, poi lo vedremo. In ogni caso, Mastro Vito, procedi che la scopriamo insieme. Io davvero sono emozionatissimo. Gli hai fatto una confezione, Mastro Vito? Opera della signora. Opera di tua moglie. Ecco, già ha fatto un buon lavoro, perché... Perché... Vediamo dove si trova, Mastro Vito. Qua sta la busta di plastica. Che se però non ci sta davanti, la busta. Già ci sta no. Ecco, sta venendo fuori. Sta venendo fuori la tastiera e la paletta. Con i capotasti a seguire. Sì, ma infatti ho visto, sto cercando che... Aspettiamo che tolga ancora... Eccoci qua. Ecco, è saltata fuori la parete. Non c'è nessuna marca, almeno per il momento. Poi ha dei tasti molto belli. Ecco qua. Della Eco, bellissima chitarra. Mastro Vito. Guarda, quella chitarra... Mi fa sognare, mi ricorda i tempi belli. Dimmi un po', Mastro Vito, qui aveva quattro microfoni, aveva poi dei tasti. Per i toni, i relativi sì, toni. Per il volume, sì, eccetera, era sì, la marca, era Eco, e quindi questa è la prima chitarra elettrica sansalvese. Comprata a San Salvo, un negozio di Vasto, ma alla a San Salvo come locale. Baccelli, sì. La Baccelli. A Baccelli, vicino Baccelli. Aveva il negozio, vicino alla chiesa di San Giuseppe. Sì. Era una signora vedova. Sì, era una vedova che stava a Vasto. Aveva aperto questo negozio e tutti i ragazzi di quel periodo andavamo lì a comprare. Sì. Tu però sei stato il primo. Sì. Io mi ricordo quando udì questa chitarra elettrica per la prima volta dentro la tua bottega, sì, che poi tu mi dicevi che, io dico anche in un mio scritto, che era un era salone. Uno spazio di 2,50 m per 3,60 m, 9 metri quadri. Si chiamava piccolo salone, però in realtà era piccolo, un mini salone. Però tu lì hai svolto grandissima parte. Tanti anni, sì. Tanti e mi ricordo anni. Anche una volta che venne Franco Malatesta, ti ricordi quel grande chitarrista? Sì, di Vasto, per giovane alto, sì, molto sì, bravo. Che era un portento, rimanemmo sì, stupiti. Sì. Io ero bambino, ero venuto a tagliarmi i capelli, quando sì, per puro caso incontrai Franco Malatesta. Mastro Vito, io ti ringrazio per questa... come si suol dire, per questa grossa opportunità che mi stai dando nel rivedere questa chitarra che poi... Abbiamo anche la foto del piccolo amplificatore di 5 watt. Ah sì, perché c'era un amplificatore da 5 watt. Amplificatore foto, sì. Sì, sì. Quindi questa, come stavo dicendo, è stata la prima chitarra elettrica sansalvese. Anch'io l'ho suonata tante volte, sì, perché tu poi l'avevi prestata anche a Michele De Filippis, sì,
che poi ci andarono a fare una festa all'Entella. Sì, ma poi adesso ti racconto un aneddoto. Sì. Poi tu un giorno mi chiamasti e mi dicesti, dici, ferma, io mi sono prestato la chitarra a via. Però mo, o sono malato qua di mi sei detto, o è malato qui il compagnato, quello me l'avete tardato. E poi io lo dissi a Michele, che era colui il quale era venuto a prenderla, e te la ridiede. Quindi con questa chitarra io ho suonato e sono legato affettivamente, veramente molto, ma molto. Mi fa piacere. Maestro Vito, io ti ringrazio. Ti ringrazio. Non c'è di che, è stato un piacere anche per me, per raccontare ai ragazzi di oggi, diciamo, uno strumento comprato tanti anni fa. Titola a chiuso, dice la Salvanas. Titola a chiuso, quasi, maestro Vito, perché secondo me deve restare alla storia di San Salvo questa chitarra. Ciao, grazie. Ciao. Grazie, buonanotte. Ciao.